I bambini devono manipolare la palla per familiarizzare con l'attrezzo di gioco. Sono utili esercizi di palleggio a terra associati con la gestione delle posizioni analogico-simboliche. Nel palleggio le mani, con le dita aperte ad assecondare la forma della palla, formano un incavo adatto ad accogliere ed avvolgere la metà inferiore della stessa. In particolare sono pollice ed indice che sopportano la maggior parte del peso dell'attrezzo, mentre le altre tre dita sono prevalentemente direzionali. Il contatto con la palla avviene durante il movimento di distensione degli arti superiori ed inferiori. L'appoggio degli arti inferiori è asimmetrico per assicurare un maggiore equilibrio in senso antero-posteriore. Il peso deve essere equamente diviso su entrambi gli appoggi. Prima di passare al percorso didattico che riguarda l'apprendimento della tecnica del palleggio, è opportuno insegnare ai bambini a spostarsi ed arrestarsi velocemente con l'utilizzo dell'analogico simbolico. Gli spostamenti avvengono frontalmente, lateralmente e con cambio di direzione.
Per riconoscere la traiettoria della palla, i bambini devono imparare a distinguere la fase ascendente da quella discendente. Ciò avviene facendo battere le mani o facendo eseguire dei movimenti in corrispondenza dell'inversione della traiettoria stessa. Si utilizzano esercizi individuali di sensibilizzazione del piano di rimbalzo delle mani con piccoli movimenti dell'articolazione dei polsi, effettuati da diverse stazioni e con interventi degli arti inferiori. Un valido supporto può essere fornito da una parete sulla quale i bambini imparano a far rimbalzare la palla assumendo le posizioni analogico-simboliche 1 o 2. Utilizzando il tip-tap laterale a destra e a sinistra, sia individualmente che a coppie, si struttura il cambio di direzione dell'attrezzo. È altresì importante iniziare a strutturare la precisione con lanci e palleggi dopo autolancio verso bersagli posti sia a terra che sulla parete. Gli esercizi svolti nel campo con la rete consentono di collocare il fondamentale palleggio nella sua dimensione spazio-temporale. Inizialmente si eseguiranno palleggi di controllo con spostamenti antero-posteriori. Gli stessi esercizi si eseguono assumendo le posizioni analogico-simboliche 1 e 2.
Per strutturare la precisione del palleggio è necessario organizzare giochi e staffette in cui il superamento della rete è associato a dei bersagli. Dal concetto di precisione si passa ad esercizi a coppie che consentono di affinare anche la continuità del fondamentale. Negli spostamenti, prima e dopo il palleggio, viene usata la posizione 3. Nello stesso tempo, il palleggio viene preceduto da uno di controllo. I bambini devono riuscire ad eseguire almeno 8-10 palleggi a coppie, usufruendo delle posizioni analogico-simboliche. Si organizzano esercizi a coppie di fronte, con cambio di posto, posizione analogico-simbolica ed esecuzione di palleggi con spostamenti laterali, correlati alla posizione 1 se si muovono verso sinistra e posizione 2 se si muovono verso destra e con cambio di direzione del piano frontale. Per l'apprendimento della rotazione e della copertura si effettuano esercitazioni e giochi a tre che comprendono la palla bloccata, il palleggio preceduto da un autolancio. Il palleggio di controllo. Ed infine solamente il palleggio.